Ehi, la Pokéfanatici e bentornati in questa nuova parte di Pokémon Super Mystery Dungeon. Io sono Vlarz e oggi iniziamo il capitolo 13, Al di là del mare. Il mattino dopo. Trebbiam, esami, tutti al lavoro? Bene, siete pronti? Andiamo al porto. Evviva, saliremo sul laprascafo! Bene, oggi prenderemo il Laprascafo, che non è altro che un giro sulla groppa di Lapras, alla buona vecchia maniera, e andremo a visitare luoghi nuovi e sconosciuti. Chissà se avrò l'opportunità di ritirare qualcosa più avanti, non lo so. Una cosa che devo fare prima di scordarmelo è andare al caffè di Kangaskhan, perché abbiamo un po' di roba da recuperare. Benvenuto al caffè Giramondo! Ok, ritira le ricompense, abbiamo Cerchio d'Oro, 3 Seme Salute, un'attrazione. È un lancio. Benissimo. Intanto abbiamo anche una, volendo, missione sia di Quagsire che di Rampardos. Qui abbiamo anche una di Wineout e qui troviamo una mela. Ce n'è anche una con Mankey e abbiamo Victini. Tada, ecco a voi Victini! La roulette V? Non l'ho portata. Ebbè, portali sull'infinito, ragazzi, portali sull'infinito. Per quanto sia stato un gioco abbastanza criticato, devo dire che ha lasciato almeno un po' il segno, anche se l'ha fatto nella cattiva maniera. Salve Lapras. Buongiorno Arken. Porti i bambini a fare un giro? È una bellissima giornata per una gita. Non proprio, mi piacerebbe andare in giro a divertirmi, ma sono in missione. Ma le missioni sono divertenti, a me piacciono un sacco. Oh, anche questi bambini partecipano alle missioni? Sì, siamo anche noi membri del GIP. Ah, davvero? Credevo che i bambini non potessero entrare nel GIP. Infatti è così, ma loro hanno avuto il permesso dal capo. Ah, capisco. Se possono partecipare alle missioni significa che non sono bambini qualsiasi, quindi correggimi se sbaglio, ma direi che possono viaggiare con me anche da soli, giusto? Davvero fantastico! Sì, direi di sì, però quando è il loro primo... Aspetta, però questo è il loro primo viaggio oltremare, quindi li accompagnerò io. A proposito, ora che ci penso avete bisogno di un pass. Un pass? Per imbarcarsi sul Laprascafo è necessario un pass. Una volta comprato lo potrete usare tutte le volte che volete. Potete comprarlo al negozio Kecleon. Comprarlo? Ecco, noi non abbiamo pochi soldi. Non preoccupatevi dei pochi soldi, ragazzi. Per questa volta può pensarci Arken, non è vero? Io? Va bene. Da notare la reazione. Ecco come stanno le cose. Quindi ho bisogno di un pass per loro, dammene pure uno qualsiasi. Molto bene. E compra due pass Lapras con gli ultimi pochi soldi che gli restano, poverino. Grazie davvero, Arken. Grazie, arrivederci. Ma povero. Molto bene, vedo che avete i pass Lapras. Tutti a bordo, si parte. Ah, che bello, stiamo per attraversare il mare. Latios e Latias. Latios, mi dispiace. Non ce la faccio più. Coraggio, Latias, non possiamo fermarci adesso. Devi resistere. Dobbiamo arrivare al lago del tempo. Sveglia? Siamo quasi arrivati. Cosa? Mi sono addormentata. Mi sembra di aver dormito un secolo. Ma dove siamo? Oh, che bello! Un villaggio. Molto carino, molto colorato, devo dire. È molto decorato. Ah. Sono ancora tutto intontito. Cos'è questo posto? Dove siamo? Vediamo la mappa del gadget GIP. La Terra del Vento? Siamo arrivati nella Terra del Vento? Dunque, Brusilia è qui. Abbiamo fatto una bella traversata. Abbiamo viaggiato parecchio.
Bastava anche una piccola isola vicino alla città. Labras, dove ci hai portati? Ma Arken, i pass che mi hai dato sono per la Terra del Vento. Cosa? Oh, davvero? In effetti questi pass servono a raggiungere altri continenti. Scusatemi, è pensare che questo è il vostro primo viaggio oltremare. Ah, che sbadato, ho preso i pass senza neanche guardare la destinazione. Non preoccuparti, per noi non c'è problema. Visto che siamo qui, possiamo dare un'occhiata in giro, no? Ok, ma non allontanatevi troppo. A proposito, questa città è Eolia. Ci sono negozi e un caffè, come a Brusilia. E anche qui si possono esplorare dei dungeon. Si trovano oltre quel ponte. Ma qui non abbiamo missioni da compiere. Facciamo un giro veloce e poi torniamo a casa. Va bene. Ora, questo giro veloce credo stia ad indicare il fatto che dobbiamo fare una piccola missione secondaria anche qui. Intanto qui dentro. Ah, ho trovato delle baccarancia, neanche avevo visto il bagliore. E neanche qui. Revital Semi Mini, che bello. Qui sopra abbiamo. Ah! Oddio, è una cosa troppo bella vedere i Pokémon che fanno attività. Qui c'è un Venusaur, uno Swan. Sarà lo stesso Swan? Sì! La mia locanda, che nostalgia! Preparavo dei manicaretti deliziosi. Oddio, lo stesso Swan della locanda di Portali sull'Infinito! Oh mio Dio! Che ricordi, che ricordi. Ai portali ci ho giocato per la prima volta nel 2014. Lars Fennekin, abbiamo fatto un bel giro. È ora di tornare a casa. Oh, di già? Ma io voglio rimanere un altro po'. Ragazzi, si sta facendo tardi, è meglio tornare. Sul serio? Ma è terribile. Proprio così, mi vengono i brividi solo a pensarci. Dei Pokémon trasformati in pietra. Cosa, dei Pokémon trasformati in pietra? Scusate, di cosa stavate parlando? Potete spiegarci di cosa sta su... aspetta, potete spiegarci che sta succedendo? I Pokémon trasformati in pietra? Ecco, sembra che da questa parte siano stati trovati dei Pokémon trasformati in pietra. Trasformati in pietra? Cioè vuol dire che qualcuno li ha fatti diventare di pietra? Probabilmente è così, ma non sappiamo di chi e perché. Gira voce che sia opera della Belva del Fuoco. La Belva del Fuoco? Beh, così la chiamano. Aspetta, sto facendo confusione con le voci. Beh, così la chiamano, ma non sappiamo che aspetto ha. Magari non è così spaventosa. Secondo me è un Pokémon come tutti gli altri. Alcuni dicono di averla vista vicino ai Pokémon pietrificati. Sembra che il suo corpo sia avvolto dalle fiamme. Alcuni pensano che dia fuoco ai Pokémon con il suo potere, per poi pietrificarli. Per questo tutti la chiamano così. In effetti fa un po' paura. Ma c'è dell'altro! All'inizio i Pokémon pietrificati erano di varie specie, ma ultimamente sono stati colpiti solo i Pokémon leggendari e misteriosi. Almeno così ho sentito. Ah, sembra che la Belva del Fuoco sia stata vista anche nella Foresta Arcana. Vedete, nelle profondità della Foresta Arcana, nel Lago del Tempo, vive un Pokémon misterioso, Celebi! Tutti pensano che la Belva del Fuoco lo stia cercando per trasformarlo in pietra. Non si parla d'altro qui da noi. Ma nessuno ha il coraggio di andare a vedere. La Foresta Arcana è un posto spaventoso. Oddio, che succede? Cos'è stato? Oddio, erano lati o Latios che precipitavano al suolo? Mio Dio! Ho visto qualcosa che precipitava! Una nuvola di polvere, proprio nella foresta arcana! La foresta arcana. Per favore, manteniamo la calma. Mi chiamo Arken e faccio parte del gruppo investigativo Pokémon. Il gruppo investigativo Pokémon? Quello della Terra dell'Acqua? Andremo noi a indagare sull'accaduto. Per favore, aspettate qui e restate calmi. Noi... Noi? Certo, veniamo anche noi. No, è pericoloso. Non avete sentito? In quella foresta c'è la Belva del Fuoco. Non posso permettere che corriate rischi. Finireste per essermi d'impiccio. E pensi di andarci da solo? Non ti saremo d'impiccio. Vogliamo aiutarti. Facci venire con te, per favore. Va bene, accidenti. Ok, allora contiamo su di voi. La foresta arcana è in quella direzione. Grazie e buona fortuna. Ah no, aspetta, ho sbagliato voci. Ah, oh, sbaglio sempre. Di niente, è il nostro lavoro. Forza alla foresta arcana. Quando saremo là, Adlars procederà in testa al gruppo. Io vi coprirò le spalle. Ricevuto, andiamo. In marcia, la foresta arcana ci aspetta.
Quando ci sono troppi Pokémon, confondo sempre le voci. E andiamo alla foresta arcane. Piano 1, chissà quanti ce ne saranno, prevedo già più di 10 piani. Me lo sento proprio. Intanto abbiamo già le scale, per fortuna. Abbiamo già un nemico, ciao Pip. Forza ragazzi, aiutatemi. Ok. Lì c'è uno strumento, un ramo. E c'è anche un altro Pokémon, un Tangrowth. Non ci arrivo? No. Aiutami, Arken. Grazie. Ah. Help me. Ok. Bene. Oh, mio Dio. E per fortuna che le scale erano in questo piano per prendere uno strumento tre Pokémon. Mi sono venuti addosso. Forza. Ok. Da, bravo. E dai, però. E crepa. No! Ah, maledetti Pokémon. Uno scrigno. Per ora lo lasciamo qui, prendiamo un po' i frammenti. E andiamo al piano di sopra, che c'è già un nemico che si avvicina. Ah. E siamo arrivati! Dopo 8 piani. Guardate! Oddio! Ma questo... è un Pokémon! È quello che abbiamo visto precipitare poco fa! Arken, è un Pokémon! Ma non si muove! Sembra una statua! È proprio come dicevano! È diventato di pietra! Sembra... sembra proprio così! Ma chi è? Non l'ho mai visto! È Latios! È un Pokémon leggendario. Davvero, un Pokémon leggendario? Sì. Anch'io è la prima volta che lo vedo. Però prima ne abbiamo visti passare due. Andiamo a cercare l'altro. Sì, andate. Latios è stato trasformato in pietra. Ma perché? E poi, come mai è venuto fin qui? È lontanissimo dalla terra in cui vive? Stava fuggendo? Ma da chi? Mentre fuggiva, qualcuno l'ha colpito e trasformato in pietra. Ma chi può essere stato? Come avrà fatto? Oddio, quante domande. Ah, non ci capisco niente. Se Dedenne fosse qui potrei mettermi in contatto con gli altri e chiedere a loro. È vero che il capo mi aveva chiesto di indagare su incidenti di questo tipo? Ma non credevo... no... ah sì, ok. Ma non credevo che mi sarei imbattuto in un caso simile proprio qui. Però qui da solo non posso. Ah, un momento. Cosa ho fatto? Ho mandato avanti i bambini da soli. Dove ho la testa? È pericoloso! Ah, dobbiamo proseguire? Mi sa che dobbiamo trovare anche Latias. O forse la troviamo subito. Drarz, guarda! Ok, perfetto. Pensavo di dover fare altri piani. Ecco l'altro Pokémon. Anche lui è diventato di pietra. Quello di prima. Arken ha detto che era Latios, giusto? Questo gli assomiglia tantissimo. Saranno fratelli? Ehi, voi due. Che ci fate qui? Chi è? Oddio. Oddio. Oh mio Dio! Entei! È spuntato dalle fiamme! Che sia la belva del fuoco? Mocciosi, che cosa state cercando? Siamo venuti a vedere. Siete venuti a vedere cosa? Questo Pokémon trasformato in pietra? Un momento, non sarete stati mica voi. Ma non era lui che li trasformava in pietra? Perché ti arrabbi con noi? Io sono Entei, signore del vulcano, uno dei Pokémon del trio leggendario. Vi ridurrò in cenere. Eh? È giunta la vostra ora. Drarz, non abbiamo scelta, dobbiamo combattere. Fermi! Arken! Arken! Drarz, Fennekin, state indietro. Entei non è un avversario alla vostra portata. E tu chi sei? Sono Arken. Sono un membro del gruppo investigativo Pokémon. Cosa? Il gruppo investigativo? Ma certo, ho sentito parlare di te. Arken è quello che ha le ali ma non sa volare. E anche quei due, quindi. Oh, non dobbiamo fare la battaglia. Oddio! Grazie! Me ne vado. Qui Celebi non c'è, non ho altro da fare. Aspetta, Entei! Oh mio Dio. Per fortuna. Per fortuna. Per questa volta vi risparmio, ma cercate di non capitarmi più tra i piedi. Se mi ostacolate, ve la farò pagare cara. È sparito.
Arken, tutto bene? Tranquilli, sono solo un po' scombussolato. Un calo di tensione, non riesco più a reggermi in piedi. Ridicolo, eh? Ma cosa dici? Sei stato fantastico. Ci hai protetto, grazie. E così si è conclusa la nostra indagine di quel giorno. Siamo tornati a Eolia e abbiamo raccontato a tutti cosa avevamo visto nella foresta arcana. Poi Lapras ci ha riportati a casa. Siamo arrivati a Brusilia molto tardi ed eravamo stanchissimi. Non abbiamo nemmeno avuto la forza di mangiare e siamo subito andati a dormire. Certo che no. Cioè? Ah, ok. Non si rinuncia mica alle cene di... Swirlix. Abbiamo mangiato fino a scoppiare. Poi siamo andati a dormire soddisfatti. Questa faccenda è piena di misteri. Entei, Pokémon di pietra. Non mi ci raccapezzo, ma ora non ho nemmeno la forza di pensare. Ah, un'altra cosa prima di dormire. Ma chi è che parla? Arken è stato mitico. Ci ha salvato la vita. Ah, forse è Fennekin. I Pokémon del GIP sono tutti molto simpatici e gentili, ma anche incredibilmente forti e coraggiosi. Le missioni con il GIP stanno diventando molto interessanti. Oppure siamo noi che parliamo. Non vedo l'ora che sia domani. Buonanotte. E questo è tutto. Mi dispiace, avrei dovuto cercare di fermare Entei, ma in realtà avevo una gran paura ed ero contento che se ne andasse. Ero paralizzato, non riuscivo neppure a muovermi. Ma sei normale, che ne hai fatto tutto quello che potevi? Stiamo parlando di Entei, uno dei Pokémon del trio leggendario. Sfido chiunque a mantenere la calma davanti a un Pokémon del genere. Se fossi stato al tuo posto, solo pensarci, mi vengono i brividi. L'abbiamo notato. Capo! Capo? Capo, che ti prende? Niente, niente, solo che... Solo che? Mi è venuta fame! Di nuovo. Capo, dove vai? Dobbiamo decidere cosa fare. Siamo alle solite. È il suo modo di riflettere sul da farsi. Intanto noi torniamo alle missioni di tutti i giorni, ok? Bene, sono d'accordo. Io continuerò a studiare le stelle. Si mangia, eh? Ah, très bien, adesso va meglio. Gnam gnam, quando mi nervosisco mi viene una gran fame, gnam gnam. C'è di mezzo anche Entei. È una faccenda complicata. Direi che è ora di fare un bello spuntino notturno. Ma c'è qualcuno? La mia scorta segreta, ci ho messo dei giorni a metterla da parte di nascosto. Ah, ciao, Swirlix. Queste mele parfette sono fantastiche. Oh, tra l'altro... Stavo pensando una cosa per Entei. Dobbiamo parlarne. Stai mangiando tutto, no? Dicevo, se c'è di mezzo Entei... prima o poi dovremo affrontarli. Il mattino dopo. Ok, sembra che non ci sia nulla di cui discutere. A quanto pare è tutto tornato alla normalità. Quindi penso dovremmo fare una qualche missione secondaria per andare avanti, a questo punto. Ragazzi, ho una cosa importante da dirvi. Ho parlato con il capo. C'è una novità. Partiremo per un'escursione tutti insieme. Oh, un'escursione? Quando, quando? Tra 2 giorni. Vedrete, sarà fantastico. Yuppie! Lars, un'escursione, non vedo l'ora. Benissimo, grazie a tutti, adesso... Buon appetito! Ok, siamo fuori. Quindi adesso dovremmo far passare 2 giorni per andare avanti. E io direi che questi 2 giorni li farei passare anche senza registrare. Quindi per oggi ci fermiamo qui con questa parte. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questa. Vi chiedo di lasciare un bel mi piace e noi ci vediamo nella prossima. Bye bye!